Il barocco è un movimento artistico che si sviluppa nel corso del Seicento. Riguarda principalmente l'architettura e le arti figurative. Coinvolge però anche la letteratura, il teatro e la musica. Nato in Italia, si diffonde negli altri paesi dell'Europa cattolica. In seguito è esportato nelle colonie portoghesi e spagnole dell'America Latina. Il termine barocco sembra derivare dall'espressione portoghese aljofre barroco, che indica una perla di forma irregolare. Nel Settecento la definizione è usata in senso spregiativo dai critici di orientamento classicista, che deprecano lo stile barocco ritenuto bizzarro ed eccentrico. Tra l'Ottocento e il Novecento si assiste invece a una rivalutazione dell'arte barocca, considerata come originale espressione della cultura seicentesca. Nel Seicento gli equilibri che avevano dominato l'epoca rinascimentale si incrinano. Le scoperte scientifiche dimostrano che l'uomo non è al centro dell'universo. Ne deriva un'immagine della realtà molto complessa e articolata, che si traduce nelle forme sovraccariche dell'arte barocca. Nelle opere di questo periodo, la prospettiva centrale lascia il posto a una molteplicità di punti di vista che complica la visione. Non è un caso, dunque, che molte delle manifestazioni artistiche e dei testi e delle opere letterarie del Seicento si basano proprio sul senso della vista e sulla consapevolezza che ogni cosa appare diversa da quella che è. Ogni aspetto della vita umana è sottoposto all'esame della vista. Di qui l'insistenza sul tema dello specchio e sulla molteplicità delle prospettive nell'arte figurativa e nella letteratura, ma anche l'importanza assegnata alla vista nelle scoperte scientifiche. Dall'evidenza visiva dipende, a conferma dei calcoli astratti, la dimostrazione della fondatezza delle scoperte celesti di Galilei. L'occhio del pittore barocco, come quello dello scienziato e del poeta, indaga minuziosamente zone del reale inesplorate, alla ricerca delle analogie e delle somiglianze inedite tra aspetti molto distanti tra loro. Lo strumento principe che rende possibile l'individuazione di tali segrete e originali corrispondenze è la metafora. La ricerca esasperata e insistita di collegamenti bizzarri al limite dell'artificio dà vita al cosiddetto concettismo, tratto dominante della lirica barocca, che la fa apparire molto arida al lettore moderno, ma che è il riflesso dell'attitudine propria dell'uomo del Seicento a osservare il mondo in modo originale, insistendo su dettagli e particolari che sta a ciascun individuo collegare in modo ardito e immaginoso.